Ciao amici di Luce e Natura, ben ritrovati. Quest'oggi vi faccio vedere, partendo da zero, senza nessuna conoscenza, riusciamo a ordinare una catena semplicemente misurandola e riusciamo a capire che tipo di catena monta la nostra motosega. Quello che ci serve è essenzialmente un calibro piccolino per misurare i millimetri e un pennarello. Mettiamo il caso che noi non sappiamo nulla. La prima cosa che vi consiglio è quella di andare a vedere sulla barra, perché solitamente le barre riportano i dettagli della catena sulla barra oppure riportano dei codici. Però questo video è proprio per chi parte da zero e magari la barra ha una barra cancellata o una catena vecchia e non sa come fare. Quello di cui abbiamo bisogno essenzialmente sono tre misure. Semplice. Ci serve il passo, che adesso vi spiego come misurarlo attraverso i rivetti, il numero di maglie di trascinamento, che ci dà anche la misura della nostra catena, e lo spessore delle nostre maglie di trascinamento. Quindi queste sono le tre misure semplici per cui uno parte da una catena, qualsiasi catena, e riesce a capire che tipo di catena è. Per quanto riguarda il passo, ossia la distanza tra le maglie, noi abbiamo essenzialmente delle misure standard che possiamo elencare così, partendo dal passo più piccolo, visto che sono numeri americani, quindi si usano i pollici. Noi abbiamo un quarto di pollice, quelle più strette, con le maglie più strette, tra una e la successiva. Poi abbiamo la 0.325 pollici, quindi 0,325 pollici. Poi abbiamo la 3 ottavi di pollice e poi abbiamo la 0,404, che è quella più larga. Però, per avere un esempio pratico, che cosa vuol dire 0.325, 0.404? Un pollice sono 2,54 centimetri. Quindi 2,5 cm, che se lo scriviamo in millimetri sono 25,4 mm. Vi do un trucco pratico proprio per poter capire subito al volo che tipo di catena stiamo usando. Se noi misuriamo tra il primo e il terzo rivetto, senza stare a fare calcoli diviso 2, senza stare a fare cose difficili, noi misuriamo con un calibro e la misura tra il primo e il terzo rivetto è superiore a 20 mm, allora abbiamo una 0.404. Se sono 19 mm, allora è una 3 ottavi. Se è circa 16 mm, allora sappiamo che è una 0.325. Se invece abbiamo 12,7, quindi diciamo che se abbiamo sui 13 mm, allora è una un quarto di pollice. Queste sono le misure. Poi, più avanti nel video vi spiego anche al volo quali sono le differenze, quando conviene una, quando conviene un'altra, se magari se salta la nostra catena a cosa è dovuto, quale che fa il taglio più netto, quale fa il taglio più magari più spesso. Queste, diciamo, sono cose che vi spiego dopo, però rimaniamo un attimo sull'argomento. Abbiamo il passo. Io ve lo faccio vedere. Prima che smontiamo la catena, prendiamo un calibro, semplice calibro, quelli economici. Non è che ci serve tanto. Volendo, se voi chiudete un occhio e quindi evitate l'errore di parallasse e traguardate con un solo occhio la vostra catena su tre denti, potreste usare anche un metro, quello da carpentiere. Non è che ci vuole tanto, perché io vi ho già detto 19, 20, 16 e 13 mm, si capisce la differenza. Però in questo caso ve lo voglio far vedere bene. Prendiamo un calibro, azzeriamolo. Vedete i rivetti? Primo, secondo, terzo, quarto, una serie di rivetti. Se noi prendiamo la distanza tra il primo rivetto e non il secondo, ma il terzo, quindi tra il centro del primo rivetto e il centro del terzo rivetto, noi abbiamo una distanza che diviso 2 ci dà il nostro passo. Però io vi ho detto che in maniera pratica, se noi prendiamo tra il primo e il terzo e misuriamo 19 mm, sappiamo che è una 3 ottavi. Se ne misuriamo 20 e mezzo è una 4,04, se ne misuriamo circa 16 stiamo sulla 3,25, circa 13. Quindi adesso vediamolo col calibro. Guardate qui, ci mettiamo con la testa di fronte, prendiamo il calibro, lo allarghiamo fino ad arrivare al terzo rivetto, centro. Eccolo qua, ok, vedete 19 mm, perfetto, non ci serve altro. Se voi vedete, ci spostiamo sulla catena, tre rivetti sono sempre a 19 mm, sempre. Questo già mi ha fatto capire che questa catena è una 3 ottavi, non ci serve altra informazione. Ci sono due tipi di 3 ottavi come catene, come passo. Ci sta la 3 ottavi, quella che viene chiamata LP, o low profile, basso profilo, piccola,
hobbistica, hobby, insomma ci sono una serie di termini per indicare la tre ottavi piccola, che è una tre ottavi, col passo sempre tre ottavi, però che è una catena piccola, stretta, che sta andando a sostituire, la troviamo sempre più diffusa rispetto alla un quarto. E sono quelle catene che si usano principalmente per fare dei tagli di precisione netti, quindi si usano soprattutto sulle motoseghe piccoline. Per quanto riguarda una sramatura, una potatura di precisione, e quindi trovate la 38 LP, che poi al peso, se voi la vedete, stesso numero di maglie, è più piccola, è più leggera. Se voleste, potreste anche misurare la maglia di giunzione, e invece dei classici 8 mm trovereste 6 mm più o meno. Questo è solo per dirvi come possiamo capire che si tratti di una 3 ottavi LP o una 3 ottavi classica, che è quella che montano le motoseghe più grandi. Allora, amici, io adesso smonto la catena perché dobbiamo vedere quante maglie di trascinamento, queste sotto, queste basse, ci sono e dobbiamo vedere quanto sono spesse, che sono le altre due misure che ci servono. Quindi lo spessore solitamente, se noi abbiamo, giusto per dirvi, una 0,05 pollici, sarebbe uno spessore classico, la punto 0,50, che sono 1,3 mm, la punto 0,58 che sono 1,5 mm. Quindi gli spessori quelli sono 1,1, 1,3, 1,5 a salire, però diciamo quelle andiamo proprio sulle catene pesanti. Smontiamo la catena un attimo. Ecco la nostra catena. Quello che ci serve è un pennarello, semplice pennarello. Dobbiamo misurare il numero di maglie di trascinamento, quindi non le maglie con i taglienti e neanche le maglie di giunzione. La maglia di trascinamento, ecco, ve lo metto così davanti, la maglia di trascinamento è questa con la punta. Solitamente sulla maglia di trascinamento c'è un numero, in questo caso c'è un 73, che corrisponde questo numero alle specifiche della catena. Però noi partiamo dal presupposto che non sappiamo nulla di questa catena, quindi che cosa faccio io? Segno la prima maglia. E adesso, partendo dalla prima maglia, io inizio a contare quante maglie di trascinamento ci sono, quanti denti di squalo, diciamoli così, quanti denti di squalo ci sono. Parto da questa, 1, 2, 3, 4. Sessantotto, 69, 70, 71 e la blu, 72. Ho iniziato a contare la prima, in un senso, tutte. E siamo arrivati al numero 72 maglie. 72 maglie, 3 ottavi, questa va su una catena, su una barra da 50 centimetri, che è appunto la barra che ho in uso io in questo momento. Vi è chiaro? Quindi non vi serve misurare la barra, quant'è la barra, quant'è la barra è in base al numero di maglie che abbiamo della nostra catena. Non ci serve sapere altro. L'altra cosa che ci interessa è la maglia di trascinamento, questa che abbiamo appena contato. Quanto è spessa? In questo caso, per misurare quanto è spesso il metallo, quindi quanti millimetri è spessa il nostro dente che va all'interno della barra, abbiamo due opzioni. O misuriamo lo spessore del dente o misuriamo il vuoto nella barra. In questo caso ci serve il calibro. Dobbiamo misurare i decimi di millimetro. Quindi riaccendiamo un attimo il nostro calibro elettronico. Eccolo. Guardate amici, misuriamo lo spessore, è 1,5 mm. Ovviamente questo è un calibro economico, non è che, però è elettronico perché poi dopo una certa età distinguere il millimetro, il decimo di millimetro, quindi ci vuole secondo me un calibruccio elettronico anche di questi economici, però ci aiuta tantissimo per prendere le misure. Allora, è una catena da 1,5 mm di spessore, 3 ottavi, 72 maglie. Eccola. Vi è chiaro questo? Vogliamo vedere una 3,25 o una 3 ottavi LP? Non so. Adesso vi prendo un'altra catena. Questa è una vecchia catena in metallo duro di una piccola motosega che io ho usato fino a consumarla completamente. Quindi già, io già al peso già la sento che è una 3 ottavi LP. Però la vogliamo misurare. Allora, intanto vediamo la distanza tra tre rivetti. Quindi mi metto così, magari si capisce. Allora, noi misuriamo tra il primo e il terzo rivetto. Eccolo qua. Vi è chiaro?
più o meno al centro, sono 19 mm. Quindi 19 mm è una 3 ottavi. Perché non è che 19 mm sono 3 ottavi di pollice. 19 mm sono due volte 3 ottavi di pollice, perché stiamo misurando tre rivetti consecutivi. Come si fa il discorso al contrario? Facciamo che noi abbiamo una punto 3,25, ok? Noi siamo sicuri di questo, quindi vogliamo misurare il dato certo di cui noi siamo sicuri. Come si fa? Un pollice sono 2,54 cm, quindi sono 25,4 mm. 25,4 mm per 0,325 pollici ci dà il dato del nostro passo. Per 2 ci dà 16 e qualcosa, ci dà la distanza tra il primo e il terzo rivetto. Quindi confermiamo che sia una 3,25. Vi è chiaro? Sono passaggi abbastanza facili di matematica di base. Ora, qual è meglio? La 3,25, la 1 quarto, la 3 ottavi? Dipende dal lavoro che facciamo. Se andiamo a fare un lavoro di potatura, di sramatura, di piccoli rami, di piccolo diametro, magari all'interno di una potatura, sono meglio le catene, la 1 quarto e la 3 ottavi LP, low profile. Perché questo, la basso profilo o la 1 quarto? Perché sono delle catene che hanno un tagliente stretto e la distanza tra un tagliente e l'altro stretta, quindi fanno dei tagli molto stretti e molto puliti, netti. Perché più il taglio sulla nostra pianta è netto e più guarisce meglio la ferita. Vi è chiaro? Ora, questo non vuol dire che non possiamo usare una 3,25 o una 3 ottavi per andare a fare un taglio. Però solitamente un quarto e 3 ottavi LP la troviamo per le piccole motoseghe, per questi usi, diciamo, tra virgolette, hobbistici o comunque da potatura. Per quanto riguarda la 3,25 la troviamo sulle medie motoseghe e la 3 ottavi su quelle più grandi e più potenti. Ovviamente la punto 4,04 è andata un po' in disuso, però fino agli anni 80-90 era molto usata su quelle grosse motoseghe che pesavano veramente, che i nostri avi pesavano 10-12 kg, solo il gruppo motore, però erano delle motoseghe che non si arrestavano davanti a nulla e quando non ti partivano iniziavano le imprecazioni. Diciamo che la tecnologia è andata avanti, il mondo si è evoluto, quindi le 4,04 sono poco usate, però se vogliamo motoseghe per forza, grande forza, abbattimento o sezionamento di bei tronchi, solitamente usiamo la 3 ottavi standard, anche la 3,25, anche la punto 3,25. Poi un'altra cosa che ci tengo a dirvi nel video, visto che parliamo di catene, ecco, riprendiamo questa che è nuova, si vede meglio, lo indichiamo col calibro, lo usiamo tipo pennarello. Allora, guardate qua, questa è la nostra catena, abbiamo un tagliente sinistro, poi c'è una maglia di giunzione, poi c'è il tagliente destro, maglia di giunzione, maglia con tagliente sinistro, maglia di giunzione e così via. Questa è la classica catena standard, dove ha un tagliente a destra, una giunzione, un tagliente a sinistra. Ora, ci sono alcune catene che diciamo che sono diverse e sono la semi-skip e la skip, cioè proprio skip, salta. Che vuol dire questo? La semi-skip si usa poco, ultimamente si usa più la skip. Vuol dire che abbiamo un tagliente a destra, cioè una maglia, e un tagliente a sinistra. Poi troviamo due maglie, quindi abbiamo tagliente, maglia, tagliente, due maglie vuote. Tagliente, maglia, quindi abbiamo i taglienti più diluiti sulla semi-skip. E proprio sulla skip vera e propria abbiamo proprio i taglienti con due maglie ogni volta mancanti tra un tagliente e l'altro. Questo tipo di catene qua, non ve lo dice nessuno, non lo troverete secondo me su YouTube, ve lo dico io, questo tipo di catene qua vengono usate per le grosse motoseghe dai 70 cc in su e soprattutto per l'abbattimento, perché avendo pochi taglienti non è un taglio bello preciso, potrebbe saltellare, però se la vostra catena, la catena che avete montata voi sulla vostra motosega vi saltella, non è detto che sia una skip, una semi-skip, magari è una standard. Il motivo per cui saltella, e ve lo dico io, il dentino che trovate dietro al tagliente, che regola l'altezza, regola la profondità a cui il tagliente va nel legno, quel dentino là non è stato affilato, perché un errore che si fa spesso è affilare solamente il tagliente e non il dentino dietro. Quindi che succede? Succede che affila, 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 la catena
man mano che si usura vi saltella. Ok? Sentite proprio il saltellamento. Il taglio viene male e poi è pericoloso perché possiamo avere il contraccolpo. Altra cosa che ci tengo a dirvi, il profilo del tagliente, il profilo del nostro tagliente è un po' arrotondato. Ci sono tre tipi di profili essenzialmente. Diciamo che può essere arrotondato, semiquadrato o proprio quadrato netto. Perché arrotondato? Perché arrotondato ha dei pregi e dei difetti, così come quello quadrato. Quello arrotondato, diciamo che perdendo il filo, perde meno le capacità di taglio. Quindi è più, se vogliamo, è più ignorante. Taglia. Catena col profilo quadro taglia, che è una bellezza, taglia per dirvi una velocità che è il 20% in più del profilo tondo, però il profilo quadro perde subito il filo, deve essere affilato in un certo modo e quindi taglia molto più velocemente, ma dopo pochi tagli o cambi catena, quindi se sei un professionista e ti porti il profilo quadro te ne porti almeno due di catene, quindi quando sei nel bosco prendi, cambi catena e vai e continui. Spero che anche questo video vi torni utile, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se volete lo riepilogo al volo, abbiamo bisogno di solo tre misure, il numero di maglie e lo contiamo contando le maglie di trascinamento, queste sotto, quelle che vanno nella barra. Il passo della nostra catena e lo contiamo tra il primo e il terzo rivetto. Poi l'altra misura che ci serve, lo spessore della nostra maglia di trascinamento, quindi di questo dente di squalo. Dobbiamo misurare quanto è spesso e quindi in questo caso vi serve un piccolo calibro economico. Basta per fare certi, diciamo, queste misurazioni abbastanza grossolane, perché poi non è che stiamo usando macchine a calcolo numerico, quindi va bene così. Questo è quanto. Io adesso la rimonto, in questi giorni ve la faccio anche vedere in funzione. Spero che anche questo video vi torni utile per poter scegliere una catena o per poter capire che catena abbiate montata sulla vostra motosega. Mi raccomando però, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivedremo presto. Un saluto e un abbraccio di cuore.